Allora, buon pomeriggio e benvenuti a tutti per la prima delle due lezioni inaugurali della quarta edizione del concorso nazionale di filosofia per studenti della secondaria Romane Disputationes. Questa iniziativa, promossa dall'associazione Tocalon, è nata e continua a esistere come occasione che permetta a ciascuno di noi, docenti o studenti non fa differenza, di praticare la filosofia dentro un percorso di ricerca e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti culturali e realizzato in stretta collaborazione con il mondo universitario. Le Romane Disputationes vogliono essere uno strumento di sviluppo e di approfondimento della bellezza della ricerca filosofica, sfidando docenti e studenti sulle grandi domande e le questioni fondamentali che l'uomo, dai primi greci fino a oggi, inevitabilmente torna a porsi. È fonte di soddisfazione sapere che stiamo crescendo. Siamo qui oggi in 450 e altri 2.800 studenti stanno partecipando in diretta streaming da 122 scuole di tutta Italia. Per la prima volta, e siamo molto contenti di questo, parteciperanno fuori concorso anche degli stranieri. Si tratta di 3 studentesse australiane della Brisbane State High School. Voglio ringraziare perciò fin da subito tutti voi, presidi, docenti e studenti, di aver deciso di essere qui oggi. E voglio ringraziare in questo inizio tutti gli enti che collaborano alla realizzazione di questo progetto. La casa editrice Löscher di Torino, che ogni anno pubblica gli atti del nostro lavoro, rendendo disponibili i testi, i vostri testi, dei vincitori del concorso. La Fondazione Rui e i suoi studentati universitari di eccellenza, l'Istituto Toniolo, la Fondazione De Gasperi, la casa editrice La Terza, l'Università di Roma La Sapienza, l'Università di Padova, l'Associazione DS, i corsi di formazione post-diploma Setup, la Società Filosofica Italiana e infine, ma non per ultima, l'Università Cattolica di Milano, in particolare nelle persone del prorettore Francesco Botturi e del direttore generale Mario Gatti. L'Università Cattolica, oltre a ospitare le lezioni inaugurali di oggi, è partner essenziale delle Romane Disputationes e vi invito fin da stasera, e forse qualcuno l'ha già fatto, a godervi le bellissime video lezioni realizzate dai docenti della Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica sul tema del nostro concorso. Invito adesso il prorettore dell'Università Cattolica, Francesco Botturi, che è membro del Comitato Scientifico delle Romane Disputationes, a darvi i suoi saluti. Mentre il professore sale sul palco, come tradizione, vediamo insieme un brevissimo video che raccoglie le immagini della passata edizione. E possiamo vedere il video. Thank you.
di queste immagini è un'ottima introduzione a questo gesto che riprende il suo ciclo di lavoro. E evidentemente questo dà molta contentezza potervi ospitare ancora una volta qui, ospitandovi insieme al professor Carlosini. Il professor Carlosini non ha bisogno di presentazione, ma semplicemente dico che ci onora con la sua figura di teoreta. È senz'altro tra gli studiosi, i pensatori italiani che hanno dato maggiori contributi nella seconda metà del XX secolo. E non posso non ricordare in questa sede gli scambi importanti che ci furono a fine degli anni Ottanta tra il professor Sini e la filosofia dell'Università Cattolica, in particolare con il professor Melchiorre, che fu a sua volta docente di filosofia morale e di filosofia teoretica qui, e su un tema estremamente interessante, di quelli radicali, il problema del fondamento e il problema dell'analogia. Un dibattito che poi incluse anche altri colleghi delle università italiane e che resta testimonianza di un confronto intenso e produttivo, di cui c'è segno in un dossier importante della nostra filosofia, della nostra rivista di filosofia, appunto la rivista di filosofia neoscolastica. Quanto all'assemblea qui presente, l'apprezzamento che posso esprimere è fondamentalmente per tutta quanta l'iniziativa di Romani Disputationes, che ho già segnalato in un articolo che ho fatto ieri per Avvenire, che mi ha permesso di riflettere appunto sulla eccezionalità di questa iniziativa, perché è un esperimento didattico scientifico che riapre la strada per un interesse, diciamo, precoce per la filosofia, cioè un interesse già al tempo del liceo, e penso che questo da molto mancasse. Manca perché tutto il clima culturale che respiriamo, in cui siamo immersi come pescioline nell'acqua, certamente non va in direzione favorevole. Non perché di filosofia non se ne parli, e non perché la filosofia sia morta, ma perché il contesto culturale, di cui probabilmente la conversazione di questa sera darà delle ragioni profonde, a mio parere ha un effetto sulla filosofia piuttosto limitativo, diciamo così. Cioè, da una parte la filosofia tende a diventare, soprattutto a livello accademico, un sapere molto specializzato, come un sapere specialistico per specialisti che ha i suoi dibattiti e che funzionano a circolo chiuso, cioè se ne interessano coloro che se ne interessano e coloro che sono in grado di contribuire attivamente, cioè appunto qualcosa di elite, no? Ma di un'elite che poi resta con se stessa, non è un'elite che ispira propriamente poi la cultura, casomai piuttosto ispirata dalla cultura circolante che spesso viene, credo, un po' subita e non discussa. Oppure la filosofia, e questo si vede abbastanza bene nel nostro paese, quando leggiamo certi quotidiani, assistiamo a certe trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, è presente, ma direi in una versione culturalista, come un integratore culturale che ci serve a ampliare un po' le problematiche e a far vedere che tutto non si riduce a termini veramente empirici delle cose, ma insomma ci sono anche, che so io, i valori, il problema dell'uomo, cose di questo genere. Cioè, in sintesi, mi pare che oggi la questione della filosofia a livello culturale, quindi come funziona in un paese, e non solo nel nostro paese, una cultura, la filosofia non, come potrei dire, per essere un po' drastici, non entra nella realtà. È una cosa da specialisti o una cosa integrativa di altro. Ecco, io penso che l'iniziativa di Romanes Disputationes ha il pregio di far toccare con mano, e forse anche un po' col cuore, già alla vostra età, il fatto che invece la filosofia ha un profondo rapporto con la realtà.
come dire, la cultura occidentale ha più fonti, ma certamente una di queste fonti è la filosofia greca e poi la storia che se n'è costruita, che proprio è la testimonianza della domanda dell'uomo occidentale sulla realtà, sul suo senso, sulle sue strutture ultime, sulle sue possibilità e sulle sue condizioni. E quindi è la vita umana che è oggetto della filosofia. E quindi questo vuol dire che il fondamento del vivere storico, è oggetto della filosofia, e a sua volta la filosofia è oggetto di questo grande interesse che l'uomo ha per se stesso. Ecco, questo interesse complessivo, globale, diciamo semplicemente così, e non certamente solo specialistico, non semplicemente decorativo. E tutto questo non può che essere profondamente coinvolgente. Ecco, io ho l'impressione che la vivacità, di cui abbiamo visto qualcosa con le immagini ora trasmesse, ci dicono esattamente che la cosa entusiasma perché uno si sente coinvolto, capisce che lo riguarda. Lo riguarda non accidentalmente, lo riguarda non perché è un programma scolastico, non perché fa lo studente, ma perché è un giovane uomo che comincia a porsi le questioni che contano. E nella filosofia trova delle strade, degli strumenti, delle grandi occasioni. Soprattutto incontra delle grandi persone, perché questa è poi la storia della filosofia. Il discorso anche di grandi persone. Penso che il tema tecnologia e filosofia abbondantemente ci potrà disquadernare, e oggi è tutto il ciclo del lavoro di quest'anno, gli interrogativi di cui stiamo dicendo e la problematica che stiamo dicendo. Per cui per me è vedo che è in un modo per niente retorico ma assolutamente concreto un'esperienza di vita che torna ad essere attivo. Un'esperienza di vita filosofica. La filosofia, in fondo, è, come tante volte è stata detta, una forma di vita. Per questo noi siamo contenti di ospitare la cosa, ce ne rallegriamo, e ci complimentiamo e auguriamo a tutti il migliore lavoro. Grazie. Ringrazio il professor Botturi che ci segue, ci aiuta, ci sostiene in tanti modi insieme all'Università Cattolica. Ora vorrei introdurre il tema dei lavori di quest'anno per poi lasciare la parola al professor Sini, che ringrazio già per aver accettato la nostra proposta di aprire il percorso di quest'anno. Se nelle prime tre edizioni del nostro concorso abbiamo messo a tema la natura e i limiti della ragione umana, e poi la questione della libertà nei suoi risvolti teoretici e pratici, e infine nella scorsa edizione il problema di quali siano la natura, le radici e le espressioni della giustizia, quest'anno ci è sembrato opportuno portare la nostra attenzione sul tema della tecnica, della tecnologia e della sfida che queste pongono all'uomo contemporaneo e al pensiero filosofico. La tecnologia è dappertutto e mi sembra di poter dire è l'ambiente nel quale viviamo tutti nelle società avanzate. La tecnologia appare come la dimensione a cui tutti oggi concediamo la nostra maggiore attenzione e affidiamo in maniera esplicita o latente molte delle nostre speranze. Essa, infatti, in virtù della sua efficacia e del suo rendimento, realizza i sogni e i desideri dell'uomo di andare oltre ai propri limiti naturali, ai limiti dello spazio e del tempo. Essa rende più efficaci gli strumenti con cui l'uomo sperimenta sempre nuove possibilità di azione e attua il suo potere di abitare e modificare il mondo. Come afferma Cassirer nel 1930, la tecnica occupa un posto di prim'ordine nell'impianto della nostra cultura attuale. Sia che si biasimi o si lodi, che si celebri o si condanni, questo primato della tecnica, la sua semplice realtà, sembra incontestabile. Anche le stesse parole innovazione e progresso oggi sono usate e immediatamente tradotte nel senso di innovazione tecnologica ed è normale per tutti che sia così. Come sappiamo, tecnica e tecnologia non sono sinonimi. Il primo termine, dal greco techne, è inteso come l'insieme delle conoscenze e degli strumenti, come esercizio di attività manuali o intellettuali, cioè un saper fare.
Tecnologia, invece, è l'applicazione tecnica delle scienze e indica il rapporto di reciprocità che si instaura tra scienza e tecnica. La capacità tecnica, che per gli antichi aveva lo scopo di aiutare la natura a svilupparsi al meglio, ad esempio nella medicina e nell'agricoltura, nell'età moderna, almeno da Francis Bacon in poi, si è posta come conoscenza in vista della modificazione e della trasformazione della natura a vantaggio dell'uomo. Eppure il saper fare della tecnica, fin da Platone, si è scontrato con la questione della conoscenza vera dell'essenza delle cose e il loro possibile utilizzo, consapevole o meno, da parte dell'uomo. L'uomo, infatti, a differenza degli altri viventi, non solo fa per istinto cieco, ma sa cosa fa e si chiede il fine del proprio fare. Dunque, che cos'è tecnologia? Che rilevanza ha assunto nei nostri modi di vivere e di pensarci? Che rapporto ha con la natura e la vita degli esseri viventi? Che rapporto si stabilisce tra sapere e saper fare, tra cultura e tecnica? Non c'è argomento più sfidante oggi per la filosofia e per chi si occupa di formazione e di educazione della tecnologia stessa. Perciò la tecnologia, per essere compresa, pensata e interrogata, è stata messa al centro delle Romane Disputationes di quest'anno, sul tema Logos e Techne, tecnologia e filosofia. Vi presento quindi il nostro gratissimo relatore, il professor Carlo Sini, filosofo italiano di grande fama. Sini è stato allievo e assistente di Enzo Paci, ha insegnato storia della filosofia all'Aquila e poi filosofia teoretica a Milano, dove ha formato moltissimi studenti, qualcuno credo anche tra i docenti che sono qui oggi. Carlo Sini ha diretto e collaborato con diverse riviste e case editrici e ha pubblicato moltissimo. Cito solo la Iacca Book di Milano, per la quale è in corso di pubblicazione la sua opera completa in 6 volumi e in 11 tomi. E poi attivo il suo sito archiviocarlosini.it, dove potete trovare tutti i titoli delle sue pubblicazioni e molti dei suoi scritti scaricabili gratuitamente. Professor Sini, la ringrazio a nome di tutti i docenti e gli studenti presenti e le lascio la parola sul tema di quest'anno. Grazie. Facciamo un tentativo di vedere se sentiamo tutti. Allora possiamo cominciare. Anzitutto ringrazio per questo invito che mi onora e che mi preoccupa allo stesso tempo, perché di fronte a tanti giovani che desiderano entrare nella filosofia con un tema così attuale come quello della tecnica, quello che io dirò naturalmente deve essere preso come un contributo tra i molti possibili. E devo subito dire che il mio contributo non va nella direzione che solitamente si segue quando si parla oggi di tecnica e quando la si mette poi in relazione al sapere, alla filosofia e alla scienza. Io non penso assolutamente che la tecnica sia un fatto recente, ha certamente delle configurazioni, vogliamo dire dal 600 in avanti, dalla Bacone diceva giustamente. Sì, certamente ci sono dei fatti nuovi intorno a quello che noi chiamiamo tecnica, ma vedete, mai distinguere l'uomo dalla tecnica. Questo è il primo grandissimo errore nel quale noi ci troviamo continuamente coinvolti e rinviati a discorsi, lasciatemelo dire, puramente retorici. E l'uomo fa questo, e l'uomo fa quello, e l'uomo dovrebbe fare questo e non dovrebbe fare quello, e la tecnica è un aiuto, è un nemico. Ma dov'è l'uomo senza la tecnica? Non esiste un uomo che non ha la tecnica, cioè che è un puro ente naturale, diciamo così. Se c'è uomo c'è tecnica, se c'è tecnica c'è uomo. Analogamente potrei dire se c'è uomo c'è lavoro, se c'è lavoro c'è uomo, ma non il lavoro degli economisti, anche, ma in un senso molto più profondo. E allora, per cercare di farmi intendere, è molto difficile, voi capite, no? È un'impresa in un'oretta riuscire
a far arrivare un pensiero che non vi è familiare, perché, come dico, è in controtendenza rispetto a quello che comunemente si legge, allora io provo a esemplificarlo come raccontando una storia, diciamo così, no? E ponendo l'eterna questione, cioè qual è l'origine dell'uomo, dove possiamo dire qui c'è un uomo, qui sono stati gli uomini, gli esseri umani intendo dire naturalmente, no? Eterna questione che si porta dietro la domanda che sollevava Butturi, giustamente, no? La domanda che ci accompagna sempre come filosofi, ma che la domanda kantiana, ma che è uomo? Che è uomo? Domanda alla quale l'essere umano non può non rivolgersi, non può non suscitarla dentro di sé, ma vi dico subito, potrebbe suscitarla senza tecnica. Dobbiamo intenderci quindi sulla parola tecne, tecne, accento sulla prima E, vi prego. Non si sa perché alcuni dicono tecne. Allora, raccontiamoci questa storia, sapendo che è una storia, no? Sapendo che è un, come dire, un concentrato di conoscenze che noi supponiamo essere plausibili e che ci danno una qualche idea di come potrebbero essere andate le cose, consapevoli che lo stiamo dicendo noi ora qui, con la nostra tecnica, poi vedremo qual è la nostra tecnica. Allora, diciamo che per milioni di anni, milioni ragazzi, milioni, gli ominidi che ci hanno preceduto nel corso dell'evoluzione naturale hanno cominciato a costruire degli strumenti, a non essere esauriti nell'evoluzione della natura che li rendeva idonei a vivere nel loro ambiente, là dove tutti gli animali sono intelligenti perché sanno fare quello che devono fare per sopravvivere, per proseguire la loro specie, eccetera, eccetera. No, qualche cosa di più, qualche cosa che non veniva dall'evoluzione, eh? Qualche cosa, come diceva Lévi-Strauss, non c'è una evoluzione della falce o del martello, questi sono strumenti. Ma voi sapete che cos'è uno strumento? Avete mai riflettuto sulla nozione di strumento? Non è che c'è l'uomo, poi c'è lo strumento, capite? L'uomo è così intelligente che si inventa uno strumento. Queste sono spiegazioni che non spiegano niente, no? È come mettere la parola uomo da tutte le parti, dice, eh beh, è l'uomo che lo fa. Mettete una parola al posto di una domanda e la fate passare per soluzione. È proprio quello il problema che intendi per uomo e come puoi mostrare che nasca questa creatura straordinaria in cui l'evoluzione naturale è forse, direi senz'altro, una premessa, ma non l'essenziale, non l'essenziale. L'essere umano vive in tutti gli ambienti, in tutti i continenti, non vive soltanto in quanto si è adattato al suo ambiente, ha fatto ben altro, ha trasformato il suo ambiente e per trasformarlo ha dovuto proseguire un'attività che da milioni di anni i suoi predecessori già avevano esercitato ciecamente, si può dire, lavorando la pietra, costruendo strumenti litici, come si dice. Ecco, ma quando uno strumento diventa umano e quando dallo strumento viene fuori l'umano? Allora, proviamo a fare un esempio, ovviamente, perdonatemi, semplificato. Un esempio significativo, perché tutti sanno che gli scimpanzé, animali di particolare intelligenza, in qualche occasione, qualcheduno di loro, l'Einstein del gruppo, si serve di un bastone, di un ramo, per tirare giù un frutto. Quindi che cosa fa? Guardiamo bene, la fenomenologia è l'essenziale della filosofia da Aristotele ai nostri giorni. Guardiamo che cosa fa. La cosa più semplice da dire è che prolunga il suo braccio, non ci arriva, prolunga il suo braccio e con questo strumento ottiene lo scopo. L'uomo, diciamo così, fa altrettanto, fa molto di più. Come guardiamo però questo mezzo, no? Di qua c'è il braccio, poniamo il braccio umano che si fa largo nella foresta, no? E che usa il braccio come se fosse uno strumento,
lo fa istintivamente questo, come tutti gli animali. Poi non ce la fa più, prende un bastone e usa il bastone per farsi largo nella foresta. Ecco, guardiamolo, che cos'è questo bastone? E certamente è un prolungamento del braccio, ma non è il braccio. È una parte vivente della natura, ma non è più natura. Vedete, è in questo intermedio che scatta la tecnica, che scatta l'oggetto, che scatta quella cosa di cui io mi devo impadronire, perché non è il braccio stesso il mio bastone, ma che è stata assimilata all'azione del braccio e, per così dire, estendendola, essendo uno strumento, come dicono gli antropologi, esosomatico, fuori del corpo, mi serve da specchio, mi fa vedere la mia azione, mi rende intelligibile quel che sto facendo, sicché non soltanto sono così intelligente da usarlo, ma so che cosa faccio, come ha detto molto bene Botturi prima, no? So che cosa faccio, non soltanto che lo faccio. E comincio a leggere in questo medio la mia azione come fine divisa dalla mia intenzione e il mezzo come luogo in cui io mi muovo per raggiungere. C'è già tutta la tecne. Cosa volete di più? Così ragiona la filosofia. Capite, ragazzi? Noi non abbiamo bisogno di, come dire, farci incantare dai marchingegni tecnologici. No, noi dobbiamo sempre andare alle origini, all'essenza. E allora possiamo guardare, senza stupirci più, che il semplice strumento che lo scimpanzé non riesce a costruire, che lo scimpanzé non mette da parte, che lo scimpanzé non vede come una cosa, lo usa accidentalmente perché è molto intelligente, intuisce, ma poi tutto ricade nella notte. No, l'uomo no. E io vi dovrò dire come mai accade che l'uomo no, no? Non ricominciamo, perché l'uomo è intelligente, no? Non è questo. Ecco, noi possiamo leggere nel bastone delle origini il sincrociclotrone di Ginevra, capite? No, è questa la filosofia, la potenza della filosofia, è questo sguardo. Per cui, certo, sappiamo bene quanta storia c'è di mezzo, quanti passi, ma sono tutti passi analitici, ciechi, se non si nutrano di questa potenza filosofica dello sguardo sintetico, che dice sì, è come un bastone. Lì siamo nati, lì abbiamo visto, lì abbiamo creato lo strumento analitico della realtà. La realtà si è divisa da quel momento in ciò che è bastonabile e in ciò che non è bastonabile. Mica poco. In ciò che è lungo così e in ciò che non è lungo così. Cominciano infinite possibilità tecniche dell'azione. Ora, io mi limito al bastone, voi capite molto bene, no? Però c'è un particolare. Dicevo prima, quello che caratterizza, che stupisce anche noi umani, dell'animale, è che anche quando è intelligente, pensate, lo scimpanzé è così intelligente che si procura il rametto, lo mette dentro il termitaio e si mangia le termiti che, curiose, vanno a vedere chi è, no? Sino a che capiscono il gioco e non vanno più a vedere. Quindi così fa colazione al mattino. Ma non esiste uno scimpanzé che se lo mette da parte, che dice questo funziona proprio bene. Non ha nemmeno le tasche dove metterselo. E no, invece l'essere umano non è fatto così. Le scimmie tirano sassi al ghepardo, ma non creano il mucchio di sassi. Dice, quando arriva il ghepardo abbiamo già le armi pronte. Nessuna scimmia lo fa. E allora come accade che l'uomo lo fa? Che l'uomo non semplicemente si adatta a un bastone, prende un ramo, prolungamento del braccio, che è quella cosa ibrida media, che non è più un soggetto, non è un soggetto, ma non è nemmeno natura, è un oggetto intermedio che distingue il fine dall'intenzione. Per cui si comincia a creare un soggetto agente ben diverso dal soggetto naturale. Sì, benissimo, ma com'è che appunto dice questo me lo tengo da conto? E qui bisogna arrivare ad un'altra affermazione che so essere difficile da accogliere. Sapete qual è l'essenza della tecnica? E sapete qual è lo strumento tecnico per antonomasia? Lo strumento tecnico più tecnico di così non si può. Quello che avete messo nel titolo, il logos,
Eh già, è il Logos il primo strumento che fa l'uomo uomo, che rende l'uomo umano e che gli rende possibile il mondo della tecnica, cioè il mondo della conoscenza, cioè il mondo del lavoro, cioè il mondo della trasformazione dell'ambiente e della produzione di società umane, di comunità umane. E bisogna guardarlo bene questo strumento. Abbiamo guardato il bastone qualche secondo, dovevamo guardarlo di più, ma non c'è tempo. Guardiamo però la parola un attimo. Cosa succede con la parola? Come nasce la parola, come diceva bene Merleau-Ponty, la vox significativa, no? La parola che, riprendendo espressioni aristoteliche, tradizionali, la parola, anzitutto, vedete, non è che si esprime la parola, non è che io nasco e so parlare, no? Questo lo sappiamo bene. Io imparo a parlare perché la parola che esplode là, perché badate, esplode là. Non è che l'infante dice guarda come grido bene, sente il grido che gli ritorna indietro, esplode là in mezzo e genera risposte. È, come dicevo del bastone, uno specchio, ma che specchio? È uno specchio che mi fa da tramite, per cui la risposta dell'altro, che ora diventa l'altro, la risposta dell'altro mi si associa col ritorno del suono. Capite che è il primo esempio, la prima esperienza del voler dire. Ah, se grido oh, vuol dire quel gesto. Allora voi vedete che la parola, molto prima del bastone, e grazie a lei il bastone, la parola si raccoglie là. Voi sapete che Logos, legein, vuol dire anche raccogliere, no? Tenere insieme. La parola si raccoglie là come unità delle risposte collettive. Se dico al fuoco, tutti faranno una certa cosa. Se dico torniamo alla caverna, tutti faranno una certa cosa. Allora io non soltanto so tornare alla caverna, ma so che cosa dico quando dico, sai, forse è meglio tornare alla caverna, si sta facendo tardi. Voi capite? Questa è la tecnica fondamentale attraverso la quale si costituisce la comunità degli esseri umani. La comunità degli esseri umani. Essi hanno in comune i logoi, i discorsi, le parole. Le parole sono i primi segni, la prima moneta della comunità, il primo dizionario, i primi oggetti. E attraverso questa via, naturalmente, si costruisce l'infinita possibilità di tutti gli altri strumenti che sono presi nel gorgo della parola, no? La prima sapienza è una sapienza verbale, no? È evidente, la prima sapienza è una sapienza verbale, è una sapienza del mythos, no? Della parola, del mito, del racconto, della favola, del è meglio fare così, è meglio scappare di qua, è meglio... È la prima collezione tecnologica dell'umanità, come la volete intendere. È su questa base che si costruiscono tutti gli altri strumenti, non sarebbero nati mai senza questa base, senza questa strumentazione originaria che è il deposito aureo della nostra lingua. Per questi professori, sempre un po' noiosi da professori, insistono tanto sulla lingua parlata e sulla lingua scritta, perché è il nostro patrimonio fondamentale attraverso il quale accade la strumentazione di quel che si può essere, di quel che si può fare, o nelle domande famose di Kant, no? Di quel che si può sperare, desiderare, eccetera, eccetera. E di lì, come dire, l'avventura antropologica, l'avventura umana nel corso dei millenni e millenni e millenni. Ragazzi, l'Homo sapiens non ha meno di 200.000 anni, quindi parlare come se tutto questo non fosse mai accaduto e come se il nostro discorso attuale fosse tranquillamente, come dire, lo specchio della verità, la finestra della verità, questa è una cosa che noi dobbiamo opporre profondamente alla tecnologia attuale.
di cui diremo alcune cose, secondo me, molto importanti per tutti, rendere tutti consapevoli della storicità del nostro discorso. Noi veniamo da queste centinaia di migliaia di anni di operazioni che hanno modificato il nostro corpo, di lavoro, perché come dice bene, no, è un testo famoso e sacro, i gigli del campo non tessono e non filano e gli uccelli non lavorano, l'uomo sì, perché l'uomo produce resti, i bastoni che sono lì, ragazzi li prenderemo se serviranno, le parole che sono lì, attraverso di queste noi costituiremo l'organizzazione della comunità, la decisione delle nostre norme di vita, quello che è lecito e quello che no, e tuttavia noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo l'ultimo prodotto di questo processo. Oggi assistiamo ad una mancanza di coscienza storica spaventosa, no? Anche la filosofia, alcune delle filosofie attuali spaventosamente parlano come se non ci fosse stato Aristotele, come se non ci fossero stati 200.000 anni di evoluzione tecnologica, che è evoluzione del linguaggio, evoluzione delle forme della scrittura, eccetera, eccetera. Se perdiamo questo punto di vista, cadiamo nella superstizione. Questa è superstizione. Superstizione che crede che il bastone sia l'essenza della realtà. Perché funziona così bene? Nessuno dubita che funzioni bene, ma entro quale esperienza si è costituito? Possiamo levare tutta questa esperienza? Ecco, allora forse qui cominciamo a comprendere meglio la seconda, il secondo termine così importante di questo incontro, cioè logos. Dicevo prima, l'essere umano è costituito dal suo lavoro, è una creatura che lavora, cioè che produce resti attraverso strumenti. Questo da sempre e per quel che vediamo oggi per sempre. Se non parti di lì, non sei nel disorientamento assoluto, sei in parole vacue, vedi i problemi ma non ti è chiaro qual è la radice da prendere, no? Da far agire per comprendere davvero i problemi. Questo d'accordo, no? C'è un grandissimo cammino. La tecnologia fondamentale è il logos. Il logos è, abbiamo detto prima, ciò che accadendo là fuori e tornandomi indietro con le risposte collettive crea la collettività, crea la comunità. Noi siamo tutti coloro che quando dicono Zeus sanno come devono comportarsi e così via. Questa naturalmente è un'avventura storica, no? Noi non diciamo più Zeus, nessun popolo più dice Zeus, però si dicono tante altre cose che sono simili. Già, ma il logos ha due caratteristiche. Finora noi abbiamo insistito solo su una, molto importante, la caratteristica che crea comunità. Quella caratteristica per cui senza parola nessuno di voi è un soggetto umano. Quella caratteristica per la quale se non vi avessero parlato nell'infanzia, vi avessero lasciato come il selvaggio dell'Alveyron a cui nessuno parlò, non sareste diventati umani. Perché l'umano è là dove dentro di me parla il noi. Parlate tutti voi, e io in tutti voi, e ognuno di voi, ognuno dell'altro, nella lingua che è comune, che costituisce la comunità. Nella fattispecie per noi l'italiano, che è comune, ma poi tutte le lingue del pianeta. Ecco, la lingua ha anzitutto questa convocazione, no? Convocazione, con la voce io divento te e tu diventi me. Siamo l'uno per l'altro, interlocutori. Questo ci dà una soggettività, no? Una umanità. Coi bastoni da soli, con le pietre da sole, i nostri antenati ominidi non sono arrivati da nessuna parte da questo punto di vista. È l'apertura, l'esplosione del logos, come hanno detto tanti maestri della nostra tradizione, ma poi anche altrove, in altre tradizioni. Quello ha costituito l'unità comunitaria per la quale noi siamo una globalità di esperienze e una storicità di esperienze. E questo è un aspetto. Ma l'altro aspetto del logos l'ho appena accennato. Non soltanto il logos raccoglie qui davanti. Ecco un altro italiano come me. Eccoci insieme
che possiamo condividere, condividere lo spazio comune. Ma l'ho detto en passant, fa anche un'altra cosa la parola. La parola a suo modo è un bastone. La parola dice bicchiere, penna, aula, cioè spezza, analizza, scompone, prende se stessa come unità di misura. Oggi si direbbe che la parola è algoritmica, no? Procede passettino dopo passettino. Cartesio ha descritto nel metodo questo perfettamente, no? Si tratta di dividere l'intero, dividere l'insieme dell'esperienza, in modo che passettino per passettino si arrivi a una conoscenza chiara e distinta. Ragazzi, la modernità non si è mai mossa di lì, eh? Attenzione a essere sempre consapevoli della grandezza, della potenza della filosofia. Queste sono le svolte capitali della modernità, Kant, eccetera. Ma siamo ancora lì, eh? Non è che abbiamo superato questa visione della conoscenza come divisione algoritmica del continuum nel discreto del passo dopo passo. Chiaro ogni passo, è distinto ogni passo. È evidente che la lingua comune non bastava più, perché la lingua comune, sì, dice anche questo, no? Serve anche a questo, dice caverna. Dice orso, tento che c'è l'orso. Naturalmente la parola orso non è l'orso, è uno strumento attraverso il quale nella comunicazione noi tutti insieme ci rendiamo avvertiti di come stanno le cose intorno a noi, ci costruiamo, diciamo meglio, una mappa. Se dico orso non dico ornitorinco, diceva Umberto Eco, no? Certamente, sono cose differenti attraverso le quali io mi oriento assieme agli altri, dividendo la complessa unità dell'esperienza in quel che mi serve in quel momento lì. E dicevo, la lingua, quando siamo arrivati alla scienza moderna, soprattutto da Bacone in avanti, che diceva non si fa la scienza con le sole parole, e accusava in questo la scienza antica un po' ingiustamente, ma insomma aveva anche qualche ragione. No, la lingua è troppo vaga. Orso in che senso? E allora ecco la necessità della costruzione di linguaggi puramente astratti, ma esattissimi. Quando dico questo, intendo dire proprio questo. E se posso magari scriverlo, la scrittura mi dà più garanzie, eh? Se scrivo il numero 3, poi posso dire anche 3, ma quando l'ho scritto ho delimitato un campo assolutamente inequivocabile, poi non è mai sempre così, ma insomma, meno equivocabile che se io dicessi la parola 3. E allora ecco che la lingua è anche il principio in base al quale non solo si costituisce la comunità di coloro che fanno, sanno e lavorano in comune, ma anche di coloro che costruiscono le loro mappe, le loro teorie della conoscenza, i loro procedimenti conoscitivi. Ma allora il continuum che mi circonda potrebbe essere spiegato, dispiegato, analizzato in questi passi uno dopo l'altro, seguendo questo rytmos. L'aritmetica viene di qui, secondo questo rytmos. Cosa vuol dire rytmos? E perché si usa la parola aritmetica? Aritmetica non è altro che una parola rinforzativa della parola rytmos. Lì non è l'alfa privativo, che vuol dire non ritmo, anzi, no, lì vuol dire il ritmo alla massima potenza, perché quel ari è come Ares, è il dio della potenza. Ma che cos'è il rytmos? E qui scopriamo un'altra cosa fondamentale, senza della quale non c'è né l'umano, né la tecnica, né il logos, né tutto quello che chiamiamo civiltà e cultura. E rytmos è semplicemente il ritorno, la possibilità di dire eccolo di nuovo, e la possibilità non solo di constatare eccolo di nuovo, ma di segnarlo, di assegnargli un nome. Ecco di nuovo il sole, hai visto, è tornato.
Questo è, come dire, ciò che non si può dire la prima volta, ma che è già implicito nella prima volta, che l'essere umano ha constatato il ritorno, ma lo ha constatato attraverso uno strumento, un medio che è la lingua, che è la parola, che ha detto Ra, i raggi del sole per un egiziano antico. E Ra è diventato il segno del sole che torna. Voi capite la potenza? Non ci sarebbe nessuna conoscenza nell'uomo. Come la chiamate questa identificazione, questa mappa, per cui intendiamo per Ra quella luce che si rivede tutte le mattine e che se ne va via la sera? Non è una procedura tecnologica questa, è una semplice procedura tecnologica, salvo che è fondamentale. Solo l'animale che può dire Ra può conoscere il sole. E non semplicemente vivere al sole, come tutti gli animali vivono al sole, nella notte, nel giorno, ma mai si diranno, vedi, viene la notte, andiamo a ripararci. Lo faranno, adattati al loro ambiente, ma certamente limitati dalla loro unità con l'ambiente. No, noi abbiamo detto Ra, Ra sta in tutti i luoghi della terra, in tutti i possibili mondi ideali, anche quelli che non ci sono. Abbiamo fatto un passo attraverso il quale abbiamo capito quella cosa che la filosofia ha detto con una semplicità elementare e che so benissimo, perché per primo ne ho fatto esperienza, quanto è difficile farla intendere a un ragazzino adolescente che comincia a scuola lo studio della filosofia, quella famosa posizione di Platone che dice ma sai, conoscere e ricordare. Vedete, questo è un esempio di tecnologia filosofica, no? Dire conoscere e ricordare, dire una cosa di una grandezza infinita. Ma bisogna capirlo, naturalmente, no? Bisogna viverlo dall'interno, bisogna immaginarsi la prima volta che il ritmo della constatazione è diventato il ritmo del riconoscimento. Ecco di nuovo il sole, ecco di nuovo la notte, ecco di nuovo le fiere, ecco di nuovo la tribù nemica. Pensate a che cosa succede in questa comunità che comincia a ragionare così, che comincia ad avere queste rappresentazioni, che comincia a leggersi in queste rappresentazioni, che comincia a leggere il mondo con queste rappresentazioni. Bisogna partire di lì per capire quello che poi è successo, tutto quello che si è messo in movimento, perché è a partire da lì che la parola ha cominciato ad analizzare nella emozione, diciamo così, del momento. C'è l'emozione del momento. L'emozione del momento si fa parola, la parola costituisce la comunità che risponde. Io grido Ra e tutti guardano il sole perché hanno capito. Hanno capito, come un bambino che comincia a capire che quando dice mamma qualcosa succede, arriva il suo sole, no? Ecco, hanno capito, ma al tempo stesso è cominciato il problema della tecnica. È cominciato il grande problema dell'uomo. Quello di cui si fa carico questa conversazione, il titolo bellissimo che è stato dato, e forse il corso di riflessioni che avvia. Perché vedete che grande potenza la parola, che mette in comune la possibilità di nominare riconoscendo e quindi conoscendo, rendendo il soggetto capace di conoscenza, quello che l'animale non può fare, perché non ha il medio, non ha i bastoni, non ha le parole. Grandissimo momento questo, senza del quale non ci sarebbe né uomo né tecnologia, nulla di tutto ciò. Grandissimo pericolo. Grandissimo pericolo, perché nasce spontaneamente un'attenzione così giustamente rivolta al significato della parola, al contenuto della parola. Ra significa il sole, che un po' alla volta noi scambiamo la parola per la cosa. Pensiamo che la parola contenga in sé l'essenza della cosa. In un certo senso è anche vero, no? Perché
significandola la circoscritta, circoscritta, e in qualche modo la tolta dal divenire continuo di tutti i giorni, questa cosa che tutti i giorni si ripete, torna il sole. No, ma che cosa torna? Il sole, l'essenza. E un po' alla volta nasce la superstizione che, siccome la parola funziona, è riconoscibile, genera conoscenza, conoscenza adeguata, eccetera, eccetera, dentro l'analitica della parola, dentro la logica dianoetica della parola, non la logica noetica, direbbe Aristotele, dentro la logica dianoetica, la semiotica della parola, la semantica della parola, abiti la verità. Agostino non ha detto questo, non abita lì la verità. Un po' alla volta, come dire, un sapere di parole ha generato una ricorrente superstizione. E le superstizioni io non le voglio nominare perché non voglio offendere nessuno, ma hanno migliaia e migliaia di anni. E le ultime superstizioni sono quelle della scienza tecnologica moderna, di fronte alle quali è giusto che la filosofia ponga una questione, no? Sul rapporto tra filosofia e tecnologia, tra sapere della filosofia e sapere tecnologico. Quando io vedo un grande scienziato, un grande scienziato, che dice, beh, ma non serve più la filosofia, c'è la fisica per spiegare come è fatto il mondo. Siamo precipitati parecchio, siamo finiti parecchio, parecchio nell'oscurità totale, cioè nel non comprendere che qualunque uso dei segni della conoscenza, dalla lingua all'algebra, alla matematica, naturalmente al progetto sperimentale, sono delle mappe efficienti, quando lo sono naturalmente, ma lo sono. Il lavoro straordinario della scienza fa sì che queste mappe si selezionino da sole e si arrivi sempre meglio a saperle usare. Nessuno dice che esse non siano veritiere nel loro successo, ma badate, di fronte alle proposizioni così complicate delle scienze fisiche attuali, credete che aver detto no, questa particella c'è, no, questa particella non c'è, sulla base di una sperimentazione, di teorie, di calcoli meravigliosi, attenzione, meravigliosi, ma la sostanza del riconoscimento è diversa dall'aver detto in origine, attenzione, la caverna è a destra, non è a sinistra. Non c'è nessuna caverna, non c'è nessuna destra, non c'è nessuna sinistra, c'è un'esperienza globale complessa che si avvale di questi strumenti linguistici, semiotici, semantici, scritturali, per costruire mappe efficienti, le quali hanno successo, e quando hanno successo ce le teniamo care. Ma non sono l'esperienza di partenza e non saranno mai l'esperienza d'arrivo. Non sono mai l'essere umano che discopre nel bastone il modo di potenziare il suo braccio. Questo Aristotele diceva, direi in maniera eterna, no? Per la filosofia, questo è l'olon, è l'intero. Ognuno di noi, ora, qui, vive un'esperienza dell'olon, dell'intero. Certo che adesso può tornare a casa, può riflettere, può prendere appunti, può raccontarlo a un altro, può scrivere un testo. Tutte cose legittime, anzi, molto belle. Cerca analiticamente, algoritmicamente, di spezzettare quell'intero che è stata la sua esperienza di partenza e di rendersela accessibile. Naturalmente non basta mai, ma non basta mai perché l'intero di partenza è quello di cui vi parlavo all'inizio, cioè noi veniamo da tempi immemorabili, dall'intera storia della vita su questo pianeta, e la vita su questo pianeta ormai lo comprendiamo molto bene, è un fuscello nella
Come si fa a non vedere la grandiosità copernicana dell'infinito, l'infinito kantiano, il cielo infinito sopra di noi? Ecco, ogni istante della nostra esperienza si tira dietro questa coda di cometa. Siamo questa vita complessa del cosmo. Non so come vogliamo dirla. Certo, ogni volta che la diciamo abbiamo fatto una traduzione su una mappa. Niente di male, tutto di bene, ma attenzione, è una traduzione sulla mappa. Non è la vita eterna che in ognuno di noi è presente. Noi la diciamo eterna perché non le sappiamo assegnare un tempo, una cronologia, perché la cronologia è pur sempre, ovviamente, un tempo da mappe. Quando io sento frasi del tipo un millesimo di secondo dopo il Big Bang, sono insensate, no? Hanno la loro ragion d'essere nella sperimentazione cosmologica, certo, è chiaro che qualcosa bisogna ben... delle, come dire, delle convenzioni bisogna farle, ma è chiaro che non è esistito mai nessun istante dopo il Big Bang. Queste sono fantasie che hanno la loro utilità, che vanno rispettate nelle estreme, come dire, possibilità anche di applicazioni, quando poi arrivano le applicazioni. Ma pensare che un uomo dice questo e che si tira via dall'averlo detto, come se non l'avesse detto, senza guardare chi l'ha detto, con quale bocca, con quale storia di lingua, con quale storia di umanità, con quale storia di emozioni, di passioni, di vicende. No, tutto questo è cancellato. Resta solo l'attenzione semantica al significato, o è A o è B. È chiaro che le macchine di cui si ha oggi tanta paura non possono che procedere così, o è A o è B. Ma pensare che le macchine possano vicariare l'intelligenza umana è una pura stupidaggine, che infatti i bravi tecnologi si guardano bene dal seguire, dicono, figuriamo, sono film da fantascienza. Sono sciocchezze, sono americanate di Hollywood. Allora qui il Logos presenta un'ultima faccia sulla quale mi intrattengo poco perché il tempo corre. Abbiamo detto, la tecnologia fondamentale che rende umano l'uomo è la parola. Come ha detto un grande filosofo contemporaneo, è la parola che mi parla, non sono io che parlo la parola, eh? È la parola che parla dentro di me, la sprache, il linguaggio. Io non invento il linguaggio, sono parlato dal linguaggio e quindi parlando non faccio che riattivare un processo infinito, no? Che mi ha reso parlante e in quanto mi ha reso parlante mi ha reso consapevole, no? Io so che cosa faccio perché te lo posso dire. Vedi, adesso sto mettendo a posto l'orologio perché è indietro di 5 minuti. Ah, benissimo. Formidabile strumentazione attraverso la quale si crea la comunità dei parlanti, quella comunità che lavora insieme per lasciare resti al di là della propria vita, perché questa è la lingua e questi sono tutti i nostri strumenti, resti che restano per gli altri. E insieme un enorme, come dire, un potentissimo strumento di divisione analitica che oggi ovviamente per le scienze così progredite della modernità non è certamente sufficiente, non è certamente sufficiente, ci sono ben altri strumenti semiotici per analizzare il mondo circostante, l'ambiente, il continuum dell'esperienza, ben altri strumenti, ma badate, e questo non dimenticatelo mai. Non è che però si possa fare a meno di quello strumento linguistico. Conviene scrivere A, B, X, più, meno, maggiore D, minore D, conviene, è più, funziona meglio. Ma colui che dice guarda che è meglio usare questi strumenti, non usa quegli strumenti, usa il linguaggio. Cosa credete che accada a Ginevra quando decidono di fare un altro scontro di particelle, di organizzare una nuova esperienza meravigliosa? Credete che scrivano delle equazioni sulla lavagna?
No, si siedono intorno a un tavolo e dicono: dunque, l'esperimento che abbiamo fatto il mese scorso non ha dato l'esito che credevamo. Allora, come potremmo impostarne una? E questo dove lo mettete? Fuori dalla porta? O senza di questo nessuna scienza? Sicché quel discorso originario che divide la complessità dell'esperienza in parole è comunque la nostra tecnologia fondamentale, non ne potremo mai fare a meno, e quindi osservarla, guardarla, mostrarla come si muove, che cosa in sé è molto utile evidentemente, no? E non è, come dire, fuori dalla tecnologia strettamente scientifica o da quello che la scienza crede che sia la tecnologia, essendosi dimenticata tutto il resto. Allora, certo, la parola, dicevamo, fa comunità. La parola è uno strumento che divide, che analizza, che dice: questo è sopra, questo è sotto, questo è il tappeto e sotto c'è il tavolo. E sono già mappe straordinarie, no? Sono le prime del bambino, no? Attraverso le quali si fa mondo intorno a lui e lui si fa mondo lui stesso. C'è un altro punto. C'è un altro punto che ricorda appunto da dove siamo nati noi, noi che facciamo filosofia. Prima ricordavo Aristotele, la proposizione famosa di Aristotele: mentre le scienze si ritagliano un pezzetto dell'intero, la filosofia guarda l'intero. Resta vero ancora oggi, no? Potremmo intenderlo in maniere diverse da Aristotele, queste sono altre questioni. Ma siamo ben consapevoli che ognuno di noi vive l'intero in questo momento, quell'intero che è lui, che siamo tutti noi, e che poi lo può esplicitare attraverso una logica dialettica, dialettica qui non nel senso di Aristotele, nel senso di Platone, attraverso una dianoetica, ma sempre sulla base di una intuizione originaria noetica, cioè sull'essere nel mondo ora vivente, presente qui, nella sua infinità di passato, presente e futuro. C'è un altro punto. Dicevo prima, lo scienziato non si guarda. I nuovi ontologi o filosofi delle ontologie realistiche non si guardano, parlano come se la loro parola non avesse spessore, come se parlare come parlano fosse ovvio. Se voi gli dite: ma forse Pindaro non parlava così, vi guardano stralunati, non capiscono nemmeno che li state prendendo un po' in giro in verità. Pensano che sia normale esercitare la lingua che hanno imparato a cominciare dalla loro mamma, poi a scuola, e poi hanno letto certi libri e poi si sono molto occupati della scienza perché il loro problema è di essere scientifici, e parlano senza mai guardare quel che fanno. E in questo, devo dire, imitando purtroppo il limite stesso della scienza, dell'ideologia, non della scienza, dell'ideologia scientistica. Che siccome una cosa funziona, allora noi siamo un insieme di cellule, che siccome una cosa funziona, allora noi siamo un insieme di neuroni. Ma allora noi siamo questo, che uno abbia detto allora noi siamo, non è mai guardato. È così ovvio, funziona. Hai visto? È a destra la caverna. Ah, allora la caverna è l'essere a destra. Manca in tutta questa autoriflessività, che invece è il merito della parola di averlo insegnato all'umano. È lì che l'umano è diventato umano, perché ha potuto parlare a se stesso, ha potuto dirsi: ma che cosa sto facendo? Ma che cosa volevo fare? Manca un piccolo passettino, da cui per molti versi si potrebbe dire che sia nata la filosofia. Manca chi? Chi voleva fare? Chi voleva dire? Manca l'istanza socratica. Manca la grande domanda, avete presente, forse alcuni colleghi certamente l'hanno presente, l'inizio del Gorgia, quando Socrate accompagna il suo giovane amico che vuole studiare con Gorgia, non sa bene perché, vuole studiare con Gorgia perché è di moda, insomma, sostanzialmente. E lui però lo accompagna. E poi si incontra con Gorgia e gli fa la domanda terribile,
perché il suo giovane amico per tutta la strada gli aveva detto: e che gli dirò, e cosa gli dirò, e cosa gli ti chiederò? Ma... poi quando sono lì davanti, il giovane non ha coraggio di prendere la parola, lo dice: parla tu, parla tu, parla tu. E Socrate dice, più o meno tradotte in un italiano attuale, queste parole: Gorgia, dici chi sei. Non tutte le culture sono partite di qui. E quindi bisogna avere vista larga, ci sono anche altri modi di impostare la questione. Anche se la questione è sempre l'olone, è l'intero di un'esperienza vivente che chiede di essere riconosciuta, spiegata, tradotta, senza la superstizione di credere alla traduzione come se fosse l'originale, perché l'originale è la vita che transita e non semplicemente la cosa che abbiamo messo lì come segno del suo transito, di cui anche altri si gioveranno, ma senza superstizione, sapendo che la devono cambiare, perché intanto la vita transita. Ecco, non è detto che si debba partire dalla domanda socratica del chi, di lì siamo partiti noi, ecco, o molti di noi. Quello che davvero è importante è che la tecnologia diventi una meditazione su chi e che cosa fa. E allora in questo senso vediamo subito che la tecnologia nel senso moderno della parola, che la conoscenza scientifica, eccetera, ha dei meriti straordinari perché modifica certamente, ma è come se modifica la nostra visione. Pensate un po', passare da una visione che si limita al sistema solare, una visione che parla di miliardi di galassie, ma ragazzi, miliardi di galassie, ma vi capita la notte di pensare che ci sono miliardi di galassie? Non è che uno esce fuori uguale a prima quando ha cominciato a pensare queste cose, senza dimenticare chi quella notte pensava in questa esperienza, di cui per quello che sappiamo in Occidente solo la filosofia in certo modo, nei modi che può, talvolta meglio, talvolta peggio, però si fa carico. E ricordare questa istanza alle scienze, ricordare questa istanza alle tecnologie sempre più raffinate che potenziano la nostra vita, ma che nel tornare indietro non ci devono nutrire di fantasmi, non ci devono nutrire di superstizioni, ma anzi approfondire il senso del mistero globale entro il quale noi viviamo e quindi costituire un fondamento della nostra storicità, della nostra decisione attuale di chi vogliamo essere, in quale comunità vogliamo stare e come vogliamo lavorare in questa comunità, che sono i fatti fondamentali, no? Che stasera ho richiamato. Ecco, questo, chi lo sappia, da noi, se non lo fa la filosofia, un po' lo fa la letteratura, per carità, a modo suo, ma noi con una lucidità e con una potenza di incontro con la scienza, che è la grande interlocutrice, giustamente, no? Ecco, la filosofia non deve morire, e se non lo farà, sarà grazie a voi. Grazie. Grazie moltissimo al professor Sini, perché ci ha dato davvero degli strumenti, ci ha dato degli strumenti importantissimi per il nostro studio, per il nostro lavoro. Descriveva proprio strumenti che decidono del nostro essere e del nostro fare. Il suo è stato un discorso molto potente, un bastone molto potente. E crediamo che da qui in avanti possa essere l'inizio di un dialogo in classe con i docenti tra di voi per capire di più la posizione, le parole, la filosofia che il professor Sini ci ha offerto oggi.
Bene, a me tocca adesso darvi alcune indicazioni di lavoro, perché è un lavoro che incomincia. A partire dalla prossima lezione, la seconda lezione inaugurale di questo percorso, che sarà tenuta il prossimo 16 novembre a Bologna presso lo Studio Filosofico Domenicano. La lezione sarà tenuta da un altro grande teoreta, allievo peraltro del professor Sini, che è il professor Carmine Di Martino, e parlerà di Logos e Tecne, il cammino dell'uomo. Ringrazio ancora l'Università Cattolica, la Fondazione Rui, le case editrici Löscher e La Terza, l'Istituto Toniolo e tutti gli altri enti che hanno permesso e permettono questo progetto. Ora vi chiedo 2 minuti di pazienza per descrivere le modalità di lavoro del concorso Romane Disputationes. Vi chiedo la pazienza di ascoltare ancora pochi minuti. Per partecipare al concorso è necessario che i diversi team, secondo la categoria junior, terzo e quarto anno, e la categoria senior, quinto anno, siano iscritti ciascuno dal proprio docente referente, compilando il form che si trova da oggi aperto sul sito romanedisputationes.com. Ciascun docente può accompagnare anche più team e per ciascun team dovrà compilare l'apposito form. Ogni team potrà proporsi con un elaborato scritto, un paper di massimo 30.000 battute o un video di massimo 10 minuti. Ogni team potrà decidere liberamente di candidarsi o meno ai seminari di discussione Age Contra tenuti nella Due Giorni Romana sotto la guida del professor Adelino Cattani dell'Università di Padova. Entro la fine di novembre, inoltre, questo per aiutare tutti nel lavoro, diffonderemo 2 video tutorial su YouTube con indicazioni utili per la realizzazione di un video filosofico e per prepararsi ai dibattiti Age Contra. Nel form di iscrizione dovrete anche indicare precisamente se intendete partecipare alla Due Giorni finale in presenza a Roma o secondo la modalità tecnologica della diretta streaming. Ogni studente partecipante dovrà compilare e firmare la liberatoria e il modulo della privacy. Tale modulo andrà consegnato dal docente referente alla segreteria del concorso alla Due Giorni Romana. Per quanto riguarda i Romana Itinera, cioè i percorsi di visita alla città appositamente realizzati per i partecipanti alle Romane Disputationes, Tocalon ha predisposto diversi percorsi di visite guidate sulla città di Roma, fruibili prima e dopo l'evento, rivolti a tutte le scuole. Vi invito a guardare quindi la pagina tocalonformazione.it, dove trovate tutte queste indicazioni. Sul sito delle Romane Disputationes, avete forse già visto, ci sono diversi video realizzati da diversi docenti, il professor Carlo Soave, il professor Botturi, il professor Marassi e altri docenti dell'Università Cattolica e non solo, realizzati appunto per approfondire il tema della tecnologia e allargare le nostre conoscenze secondo diverse prospettive, dalla filosofia antica fino alla filosofia moderna e contemporanea. Dico con chiarezza, soprattutto per i docenti, che la data entro la quale è necessario iscriversi al concorso è il 30 novembre. E siccome le operazioni sono diverse, vi prego, per chi è interessato, di farlo in maniera celere nelle 3 settimane che abbiamo davanti. Tutte le informazioni sul concorso le trovate sul portale romanedisputationes.com e soprattutto sulla pagina Facebook delle Romane Disputationes, alla quale vi invitiamo a cliccare il vostro mi piace, perché in tempi tecnologici il mi piace ha assunto diversi significati. Ultimi avvisi. Ricordo a tutti una pubblicazione uscita l'anno scorso per la scrittura di testi saggistici. Si tratta di Tesine e percorsi, pubblicato da Löscher Editore, da un collega che partecipa e collabora alla costruzione delle Romane, si chiama Giampaolo Terravecchia. Questo testo è utile per imparare a costruire testi scritti e percorsi per la maturità. È utilissimo anche per redigere il paper delle Romane Disputationes. Vi segnalo per i maturandi il volume Soggetto e realtà nella filosofia contemporanea, Itaca, nel quale ci sono diverse lezioni sul Novecento, su autori, filosofi del Novecento, che spesso purtroppo vengono tralasciati nella didattica quotidiana, nella didattica ordinaria. Ultimi 2 avvisi, scusate. Tocalon organizza anche dei webinar online di arte contemporanea e di storia contemporanea.
sono diverse lezioni tenute da docenti universitari che appositamente per la scuola superiore si offrono a introdurci sinteticamente ai grandi artisti del Novecento o ai grandi passi della storia del XX secolo. Anche qui vi invito a guardare il sito tocalonformazione.it e trovate lì tutte le informazioni. È nato anche un concorso di ricerca storica, si intitola Il coraggio di costruire l'eredità di De Gasperi per il bene comune in Italia e in Europa. Trovate tutte le informazioni su questo concorso di ricerca storica sul sito fondazionedegasperi.org, a cui Tocalon collabora nella costruzione. Finisco. L'Istituto Toniolo in primavera lancerà un bando di borse di studio per venire qui a studiare in Università Cattolica. Alcuni posti saranno tenuti per studenti che provengono dal percorso delle Romane Disputazioni. Quindi vi invitiamo fin da ora a guardarvi intorno, a guardare sul sito. Chi è interessato a iscriversi qui avrà a disposizione un ulteriore sconto da parte dell'Istituto Toniolo. Ci sono anche dei bellissimi corsi post-diploma, i corsi setup, che aiutano a realizzare nuove figure professionali, start-upper, innovation manager, network manager. Riceverete via mail tutte le informazioni rispetto anche a questo percorso post-diploma. Infine ricordo ai docenti presenti che non l'avessero già fatto di registrarsi all'ingresso firmando e lasciando la propria email. Questo serve per le pratiche, per gli attestati di partecipazione oggi. Bene, detto questo, io mi spiace di aver quasi inquinato la purezza del discorso del professor Sini con queste indicazioni, che però sono necessarie per il percorso che iniziamo oggi. Quindi ringrazio tutti, rimando al 16 novembre alla lezione del professor Di Martino e poi, per chi ci sarà, vedrà a Roma il 17-18 marzo 2017. Grazie a tutti e buon ritorno.